Ciao a tutte, ho deciso di registrare questo video benché io sia alle prese con le valigie per le vacanze, perché nella preparazione del mio beauty ho tentato anche un riordino generale dei miei trucchi. Idea un tantino azzardata, poiché mi sono imbattuta anche nel riordino dei miei rossetti rossi, che sono tantissimi. Così ho pensato, avendoli tutti in giro, di mostrarveli. Sperando di fare cosa gradita ed utile a qualche altra folle come me, che ha nel rossetto rosso il proprio feticcio, che quindi ne possiede tanti. Io cercherò di farvi vedere al meglio i colori in modo che, possa tornare, utile a chi volesse acquistarli. Li dividerò i video, per marchi, per non renderli troppo lunghi. Perché altrimenti, come al solito, il tubo mi fa storie. Parto con la Kiko e con la Elf. Parto con la Kiko mostrandovi subito il 288 Matte Lipstick. È un rosso abbastanza aranciato, lo vedete? Rosso che io amo molto e che si presta bene all'estate. Eccolo. Proseguiamo con il 392 Creamy Lipstick. Questo è in assoluto il mio preferito di Kiko. Tutt'altra tonalità, molto più fredda. Questo io dico sempre, ricorda il sangue. È veramente rosso sangue, un rosso molto molto intenso. Dà soddisfazione a chi ama il rosso. Ancora un lipstick matte, stavolta è il numero 84, un rosso medio, né troppo aranciato né troppo freddo. Eccolo. Fra i tanti rossi della Kiko, questo è un rosso secondo me da tenere se non se ne possiedono molti, perché è un rosso appunto medio, un rosso che sta bene più o meno a tutte. E quindi che può essere, diciamo, utilizzato come passepartout all'interno della gamma dei rossi. Proseguiamo con il 222 ancora matte. Questo è un rosso più spento, più scuro. Lo vedete? Con una puntina, di blu, cioè un rosso freddo più scuro. Ancora l'88. Questo è un rosso vino. Molto violaceo, molto invernale. L'88 della Kiko ancora. Ancora il 391, tutt'altra tonalità, un rosso che potremmo definire rosso anguria, un rosso rosato. Anche questo si presta bene, secondo me, all'abbronzatura. Non è il primo rosso che comprerei perché è poco rosso, non appaga la voglia di rosso, diciamo, però io ne ho tanti e questo non poteva mancare, una declinazione del rosso. Questo è ancora un matte, è il 222, è l'ultimo della Kiko. Io non mi ricordo se ve l'avevo già fatto vedere prima, se l'ho fatto, perdonatemi, evidentemente li ho mescolati, forse sì. Lo vedete, questo è un rosso più scuro. Poi passerei alla Elf. Della Elf ho il Barely Bitten, che in questo momento non ho sotto mano, purtroppo, perché lo ho chiuso nel beauty, e che è quel rosso un po' rosato che vi ho mostrato nel video di stamattina, quello appunto del mio beauty per le vacanze. Anche quello è un rosso non proprio rosso, e il contro appunto, che se avete voglia del rosso fuoco, quel rossetto non vi appagherà. Il pro è che può essere indossato con una certa tranquillità anche da tutte coloro che non sono abituate al rosso. È una versione, anche quella come questo rosso anguria, che io ho definito rosso anguria, facile di rosso. Una versione meno facile di rosso invece è questa, diciamo,
del rossetto minerale della Elf. I rossetti minerali della Elf sono molto molto morbidi e confortevoli da indossare. Credo che siano, nella mia esperienza, secondi solo ai rossetti appena scoperti, cool vintage della Number 6, però l'inci dei rossetti della Elf è di gran lunga migliore, perciò fate anche questa considerazione in merito agli ingredienti quando li scegliete. Vi dicevo, questo è un rosso molto molto scuro rispetto all'altro di Kiko, che era molto scuro. Questo ha però un sottotono più marrone. Mi ricorda molto questo Royal Red di Elf, il colore dello smalto dell'OPI Romeo and Juliet, che io adoro, che trovo molto bello. Questo che vi ho appena mostrato comunque è ovviamente un rosso molto invernale, molto scuro. Anche questo è un rosso molto scuro. Questa è una componente però più fredda di colore, meno tendente al marrone, ed è il Cheerful Cherry, sempre della Elf. Bene, con la Elf e con la Kiko per i rossetti ho concluso. Per i gloss farò un discorso a parte, perché il gloss rosso, anche quando è così più coprente, però merita un discorso a parte, perché coniugare un colore così acceso con una texture molto cremosa spesso può creare dei problemi, non tanto nell'applicazione ma nella durata del prodotto. Quindi preferisco parlarvene a parte, e adesso farò un altro video su altre marche.